Biblioteca Trivulziana a Milano, intanto Adriano Perosi ha trovato emozionanti documenti. Una traccia conduce da Melzo fino a Milano. Nel 1475 Galeazzo Maria Sforza, signore di Milano, ha nominato la sua amante Lucia contessa di Melzo. Solo un anno dopo Galeazzo viene ucciso in una chiesa di Milano all'età di 33 anni. Età e anno di morte combaciano con la datazione del teschio. Il signore di Milano sembra essere stato sepolto nell'impensabile Melzo. Il castello sforzesco a Milano, sede del potere centrale degli Sforza. Da qui regna Galeazzo per 10 anni con grande durezza. È impulsivo, donnaiolo, senza scrupoli, uno che si fa solo nemici. Suo fratello Lodovico è l'esatto opposto. Lodovico chiama Leonardo da Vinci alla corte per fargli costruire città e piazze e per fargli progettare letali e raffinate macchine da guerra. Molti dei più famosi dipinti di Da Vinci risalgono a questo periodo, come L'ultima cena, un dipinto murale molto enigmatico la cui interpretazione si presta tutt'oggi ad avventurose e fantasiose speculazioni. Come molti pittori del suo tempo, avrebbe celato immagini nascoste nei suoi dipinti. In vecchi testi Adriano Perosi trova precise descrizioni dell'omicidio del signore di Milano, Galeazzo. Non era la prima volta nella storia del Rinascimento italiano che accadeva un delitto di quel genere in una chiesa, un'incredibile malefatta che rompe il tabù della sacralità di un luogo sacro. La mattina del 26 dicembre 1476, quando il duca entra in chiesa, la disgrazia è già nell'aria. Non sospettando nulla, solamente accompagnato da un amico, Galeazzo cade nella trappola mortale. Il suo accompagnatore riporta fedelmente tutto l'accaduto. Mentre Galeazzo avanza tra i fedeli, il cospiratore si inginocchia improvvisamente davanti a lui. Sorpreso, Galeazzo lo esorta ad alzarsi. A quel punto il suo assassino gli conficca un pugnale nello stomaco. In quel momento sopraggiungono altri 2 attentatori che colpiscono ripetutamente Galeazzo e scoppia il caos. E prima che si possa portare soccorso al duca, egli è già morto a terra. E ovunque luccicano pugnali e armi. Inizia una lotta sanguinosa tra gli assassini e gli uomini che tentano inutilmente di proteggere Galeazzo. 2 cospiratori fanno in tempo, fuggendo, a uscire dalla chiesa prima di venire catturati e giustiziati. L'aggressore, che per primo ha ferito il duca, giace vicino alla sua stessa vittima. Gli indizi conducono Perosi ad una conclusione. Galeazzo fu sepolto e poi segretamente portato nella piccola chiesa di Melzo. Con la sua avventurosa teoria si recca dalla dottoressa Francesca Vaglienti. La storica si occupa da tanti anni delle vicende della famiglia Sforza. La prima volta che ho incontrato Adriano Perosi ebbi dei dubbi riguardo la storia che mi raccontò, anche perché Adriano non ha un background scientifico alle spalle. Nonostante ciò, la vicenda non le dà tregua. Nell'archivio di Stato di Milano cerca informazioni prima di tutto sul funerale di Galeazzo. In quanto signore di Milano dovrebbe riposare nella tomba di famiglia, ma già i primi documenti la stupiscono. Di un funerale degno del suo rango non si trova traccia da nessuna parte. La salma di Galeazzo fu dapprima portata nel Duomo di Milano, dove lo si seppellì di notte in tutta fretta. A differenza dei suoi 3 antenati, vicino a cui fu sepolto nella cripta, non fu imbalsamato, benché fosse un privilegio riservato al suo rango. Quando nel 1560 la tomba fu aperta per la prima volta, si trovarono solo i corpi dei 3 avi. Di Galeazzo nessuna traccia. La scettica Francesca Vaglienti si ricrede.
Da vari secoli manca ogni accenno alla sparizione della salma del Signore di Milano. Nei documenti non si trova nulla a riguardo, ma contengono informazioni molto dettagliate e finora sconosciute su malattie e infortuni di Galeazzo. Una nuova pista bollente. Nella sala delle radiografie dell'aula delle autopsie situata nell'Istituto di Medicina Legale di Milano, gli esami del teschio devono ora portare chiarezza. La dottoressa Cristina Cattaneo cerca segni di malattie, infortuni irriconoscibili ad occhio nudo. Nel passaggio successivo bisogna capire se le specifiche caratteristiche del cranio corrispondono con le indicazioni biografiche di Galeazzo. Perciò si incontra con la storica Francesca Vaglienti. Arriveranno insieme alla soluzione dell'enigma? I canini che crescono tra i 6 e i 9 anni di età mostrano i cosiddetti stress markers. Essi si formano quando la crescita è interrotta da periodi di carestia o da gravi malattie. Gli stress markers corrispondono esattamente a febbre malariche di cui Galeazzo soffrì all'età di 7 anni per la prima volta. Il cranio porta segni di una ferita guarita dovuto ad un oggetto dotato di più lati. Si dice che Galeazzo fu ferito in una gara con una mazza da combattimento a 6 facce.